Comitato Antigronda di Ponente e il WWF portano nuovi argomenti contro la realizzazione della discussa infrastruttura. Pier Patrizia Lava. Pagine e pagine di atti, di osservazioni, di ricorsi per dire no alla gronda di Ponente. Partiamo dall'ultimo, dal dossier inviato ai ministeri dove è in corso la procedura nazionale di valutazione di impatto ambientale. WWF e Comitato hanno passato tutto al microscopio evidenziando incongruità, criticità, in particolare l'inquinamento da rumore, i riflessi sul paesaggio, ma soprattutto i rischi ambientali. Saranno scavati 18 milioni di tonnellate di rocce amiantifere, abbozzamento, stoccaggio e analisi. Se il tenore di amianto è sotto l'1% andranno a fare un riempimento dall'aeroporto, viceversa quelle superiori andranno o a smaltimento come rifiuto pericoloso oppure nell'arco rovescio cosiddetto delle gallerie che si stanno costruendo. Da smaltire dove queste rocce? Non si sa, non esistono ad oggi discariche per rifiuti pericolosi atte a riceverle in una così grande quantità. Bozzaneto e il Ponente Genovese faranno i conti con strutture di 60x30 alte 40 metri, con filtri, secondo gli ambientalisti, non sufficienti ad abbattere le polveri d'amianto. È solo uno dei punti critici di un'opera di cui finora non si conosce il costo. Molto articolato il parere della Regione alla Via, che riconferma l'utilità della gronda, ma chiede ulteriori indicazioni, evidenzia criticità ambientali e idrogeologiche. Secondo il Comitato, un punto a loro favore. Credo che in questo momento, con l'obiezione che la Regione ha formulato in ordine alla valutazione di impatto ambientale, la procedura abbia subito un notevole rallentamento. D'altra parte credo sia evidente che si tratta di un'opera impossibile, è un'opera che assai difficilmente può superare il vaglio tecnico-scientifico.